Buonasera a tutti e un cordiale benvenuto a tutti e a tutte. Un cordiale bentornati a molti di voi che hanno seguito anche gli anni scorsi la nostra cattedra. Questa nuova edizione inizia col secondo incontro, ma come sapete purtroppo l'avvio non è stato così felice. La settimana scorsa abbiamo dovuto sospendere il primo incontro a causa di problemi di salute di entrambi i relatori. Oggi accogliamo con profonda riconoscenza i nostri graditi ospiti, la professoressa Carrozza e Monsignor Pegoraro, che andrò poi a presentarvi. E come vedete la professoressa Carrozza parteciperà in collegamento a causa di impegni inderogabili che l'hanno trattenuta a Roma, ma che ha comunque desiderato partecipare al nostro incontro e attraverso, appunto, grazie alla tecnologia. Siamo arrivati alla 15ª edizione del nostro cammino della cattedra e vogliamo veramente dire un grazie cordiale e riconoscente a tutti coloro che in questi anni hanno collaborato a questa impresa. La ricchezza di contributi, di personaggi, di riflessioni in questi anni è stata veramente ampia. Quest'anno il tema che abbiamo scelto si inserisce in un dibattito che sta coinvolgendo sempre di più le nostre società e che è legato allo sviluppo tecnologico. Oggi lo sviluppo tecnologico ha raggiunto una pervasività tale da metterci in grado di modificare noi stessi, la vita, la società. Ha superato dei confini che sino a poco tempo fa sembravano invalicabili e procede con una rapidità di sviluppo sempre più impressionante. Ciò che si affermava nel corso di generazioni, oggi si realizza nello spazio di pochi anni. Per cui ci troviamo davanti ad una sfida appassionante e per certi altri versi un po' inquietante, ma d'altra parte ineludibile per il nostro futuro, e cioè la gestione e l'implementazione di un livello forse più radicale di interazione tra l'uomo e la macchina. Sarete come dei, l'uomo costruttore di se stesso. Abbiamo scelto questo titolo evocativo perché ci sembra far emergere una sorta di paradosso. Da un lato, l'uomo oggi vive l'ebbrezza di un potere divino, tentazione che lo accompagna da sempre, peraltro, ma un potere divino di poter creare la vita, creare artificialmente il mondo, oltrepassare l'umano. E il livello a cui siamo giunti come sviluppo tecnologico sembra permettere quasi la realizzazione di questo sogno. Ma dall'altra parte, proprio al culmine di questa grandezza, percepiamo il pericolo di essere destituiti dalla nostra umanità. Ci rendiamo conto, insomma, che la questione non è più soltanto quanti benefici o quanti danni creerà la tecnologia, ma se essa sostituirà l'uomo. Saremo l'ultima generazione umana? L'uomo è diventato superfluo? Ovviamente non vogliamo demonizzare lo sviluppo tecnologico, ma ci accorgiamo che il rischio è ridurre l'uomo a macchina, mentre la macchina sembra sostituire l'uomo. La questione, quindi, è anche fortemente di tipo antropologico. Fino a che punto, dunque, possiamo arrivare? Cos'è irriducibile all'umano? Artificiale e naturale sono necessariamente contrapposti? E quali paure in questo ambito sono veramente motivate e quali invece no? Ecco, con i nostri ospiti qualificati vogliamo proprio capire quali scenari realisticamente si aprono davanti a noi, sondare le frontiere della ricerca e dibattere le opportunità e i rischi davanti a cui ci troviamo e le sfide che ci attendono. Questa sera il confronto si sofferma sul dibattito relativo alla vita artificiale. Oggi attraverso le biotecnologie possiamo modificare o addirittura creare vita in laboratorio. Possiamo allungare o potenziare la vita. Possiamo, si dice, oltrepassare l'umano verso quello che viene definito il post-umano. E davanti a queste possibilità i nostri atteggiamenti sono abbastanza contrastanti tra la confidenza, la paura. Pensiamo alla paura che da qualche laboratorio possa uscire un virus che ci faccia disastri. Beh, non è stato così lontano dalla nostra esperienza.
ma anche il fascino inquietante di immaginare un mondo in cui vite naturali e artificiali si intrecceranno sempre di più. D'altra parte, già oggi sappiamo che l'artificiale fa ormai parte integrante della nostra vita. Pensiamo soprattutto alle frontiere della cura, a tutti gli ausili tecnologici nell'ambito della riabilitazione. La professoressa Carrozza ce ne parlerà ampiamente. Ma anche rispetto al potenziamento umano. È una frontiera che, ripeto, affascina molto, ma che lascia qualche interrogativo inquietante. Vediamo chiaramente i vantaggi che possiamo trarne, ma ci chiediamo se non rischiamo appunto di forzare i limiti, proprio perché i vantaggi ci appaiono così immediati. E forse è proprio questa questione del limite appare il nodo cruciale su cui siamo chiamati a riflettere, iniziando magari a precisare meglio cosa intendiamo quando parliamo di naturale, artificiale, vita artificiale. E quali implicazioni etico e filosofiche sono implicate in questo? Con i nostri qualificati relatori vogliamo questa sera proprio affrontare la questione, sia nei suoi aspetti più generali e teorici, ma anche nei risvolti più pratici, in quelle sfide quotidiane che queste frontiere pongono davanti a noi. Possiamo almeno provare a delineare qualche criterio per definire la vita, visto che non disponiamo di una teoria del tutto condivisa. Ma poi possiamo cercare di capire meglio cosa significa l'artificiale quando lo attribuiamo alla vita. E d'altra parte ci rendiamo conto quanti sono i risvolti e qual è l'impatto rilevante che una vita artificiale può avere nell'ambito economico, politico, militare e sociale. E come armonizzare aspetti etici o approcci etici diversi rispetto a queste sfide. Su quali basi costruire delle regole comuni per gestire e implementare queste grandi sfide? Ecco, sono alcuni degli appassionanti interrogativi e delle domande che porremo appunto ai nostri relatori. Come sempre, i nostri ospiti avranno un primo spazio di una mezz'oretta circa, dove ci offriranno una loro prima proposta e poi dialogheremo insieme attraverso anche le nostre domande. E così diamo inizio ascoltando l'intervento della professoressa Maria Chiara Carrozza, che brevissimamente, dopo averla ancora ringraziata di cuore per la sua presenza, almeno virtuale, e vado a presentarvi brevissimamente. Maria Grazia Carrozza è attualmente presidente del CNR, il Centro Nazionale delle Ricerche. È la prima donna a ricoprire questo ruolo. Laureata in fisica, dottorata in ingegneria, è professoressa ordinaria di ingegneria biomedica e robotica presso la Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa. E coordina l'area neurorobotica presso questo istituto di biorobotica, appunto della Scuola Superiore di Sant'Anna. È autrice di numerosi articoli scientifici e di 15 brevetti internazionali. Fra le sue pubblicazioni ricordiamo I robot e noi, edito dal Mulino nel 2018, per quanto riguarda più direttamente il nostro tema. I suoi interessi di ricerca riguardano soprattutto gli ausili tecnici, la biorobotica, l'ingegneria della riabilitazione, la bionica, le mani cibernetiche, la robotica umanoide. Maria Grazia Carrozza ha ricoperto anche molteplici incarichi extraaccademici. È stata direttore scientifico della Fondazione Don Carlo Gnocchi, è stata per diversi anni rettore della Scuola Superiore di Sant'Anna, ma è stata anche deputata al Parlamento italiano e ministro per l'istruzione nel governo Letta dal 2013 al 2014. Ringraziandola allora ancora una volta per la sua presenza, ci mettiamo in ascolto del suo intervento e grazie. Grazie davvero per questa introduzione. Prima di tutto desidero scusarmi per non essere a Trento. Avevo programmato di venire, era tutto organizzato, ma domani verrà presentata la strategia nazionale sull'intelligenza artificiale. Da parte del governo e ho contribuito a sviluppare questa strategia perché ho fatto parte del Comitato Intelligenza Artificiale
e quindi domani dovrò essere presente a Roma la mattina presto e quindi non sono riuscita a venire fino a Trento. Conto di venire presto e quindi anche di avere l'occasione di visitare la città, il CNR e tutte le istituzioni come mi ero ripromessa di fare. Spero che sia pure a distanza di riuscire a trasmettervi l'importanza e l'interesse che provo verso questi temi e soprattutto verso le domande che ci possiamo porre sulla vita artificiale, se esista la vita artificiale, e sul rapporto fra naturale e artificiale, che è un tema di ricerca e un tema anche filosofico in un certo senso, che richiede prima di tutto un approccio fortemente multidisciplinare. La vita è di per sé un tema affascinante, è un tema anche che può attrarre sia considerazioni spirituali, religiose, morali, etiche e poi anche scientifiche, tecnologiche e bioingegneristiche. Quindi è un tema che in un certo senso è l'intersezione, rappresenta l'intersezione fra tanti saperi, fra tanti modi di arrivare poi all'essenza della nostra natura, e ci spinge anche a interrogarci, spinge a interrogarci da tanti punti di vista e spinge molto gli scienziati a cercare di capire la relazione fra il codice genetico e quindi la base, insomma, il DNA e tutto quello che comporta e il concetto di vita e per questo dalla rivoluzione, diciamo da Darwin in poi, è sempre stato un tema che ha affascinato anche fisici e scienziati che non hanno nulla a che fare con la biologia, almeno in partenza. Si sono chiesti e hanno cercato di capire l'essenza e i principi base su cui si fonda poi la genetica e quindi il concetto stesso di codice e quindi anche la trasmissione e la riproduzione della vita. C'è un famoso libro di Schrödinger che si intitola Che cos'è la vita? Schrödinger era un fisico come me, non come me, un grande fisico scienziato che ha rivoluzionato, insomma, la fisica contemporanea ai suoi tempi e ha sviluppato la meccanica quantistica, ma si è chiesto anche lui che cos'è la vita. Quindi tantissimi modi di vedere la vita e per questo tutti noi la affrontiamo come se fosse un mistero. In realtà è veramente un mistero perché tutt'oggi alla domanda che viene frequentemente posta anche agli scienziati, che cos'è la vita, come si può definire, possiamo dare tante risposte differenti e quindi non c'è una definizione specifica. Vuol dire che è ancora una domanda scientifica aperta. Chissà se troveremo mai la risposta a questa domanda scientifica aperta. E ci sono anche dei modi di rispondere. Ci sono i modi di rispondere dei biologi, per esempio, che hanno sviluppato la biologia sintetica e si chiedono attraverso lo sviluppo e lo studio e quindi poi degli organismi viventi più semplici, tipo organismi e anche monocellulari o pluricellulari, ma con pochissimi mattoni base, come riprodurli, come studiarli. Studiano per esempio batteri artificiali e cercano di capire i principi di una riproduzione ordinata, diciamo di una suddivisione ordinata e dello sviluppo della vita e cercano di affrontare questo tema attraverso la biologia sintetica. Io non sono biologa, sono un bioingegnere, sia pure di una formazione, come formazione sono un fisico e quindi non sono in grado di rispondere a questa domanda da un punto di vista biologico, però come bioingegnere ho sempre affrontato il tema del confine fra naturale e artificiale, perché il bioingegnere, al contrario, di uno scienziato fondamentale, si pone sempre un obiettivo pragmatico, diciamo, clinico, come sviluppare tecnologia per salvare la vita, per coadiuvare la vita, per rendere migliore la vita. E quindi le nostre conoscenze, le nostre tecnologie, i
i nostri metodi matematici sono sempre finalizzati non tanto alla comprensione della vita, ma alla comprensione dei meccanismi che possono salvare la vita o migliorarla o in qualche modo supportarla o potenziarla quando ha dei, come dire, ha dei rallentamenti o dei problemi. Mi spiego. Ci sono tanti modi di vedere la bioingegneria oggi. C'è un modo di come dire, vedere la biologia come un sistema di tecniche e di metodi che devono studiare i segnali emessi dagli esseri viventi. Per esempio, c'è chi studia il cervello, chi studia il cuore, chi studia altri organi, o chi studia aspetti relativi alla salute e studia come applicare la matematica, l'informatica e la tecnologia per interpretare questi segnali e cercare di utilizzarli, per esempio, come segnali che indicano lo stato di salute o il rischio clinico o la malattia o il progresso della malattia oppure come curare la malattia. L'esempio, forse uno degli esempi più belli della bioingegneria è la trasformazione della cardiologia, come è diventata oggi. Oggi la cardiologia e lo studio del cuore è uno forse dei settori più tecnologici, dove a noi pare normale che per esempio lo smartwatch come l'Apple Watch permetta di scaricarci il nostro elettrocardiogramma o di avere parametri relativi al nostro battito cardiaco, ai nostri ritmi in tempo reale e ci permetta di monitorare il nostro stato di salute. Ecco, questo è uno dei risultati della bioingegneria, l'interpretazione dei segnali e quindi anche il cambiamento radicale degli approcci clinici alla cardiologia sono legati a questo applicare la matematica, la fisica e l'ingegneria al mondo biologico. Allora, quando noi parliamo di strumenti tecnologici, come ho parlato prima dell'Apple Watch, quindi di un sistema che è indossabile, ma quando parliamo di strumenti che arrivano a essere impiantati nel cervello, come le neurointerfacce, di cui oggi si parla tanto perché negli Stati Uniti ci sono molti investimenti anche industriali in questo campo, sono stati pensati per permettere a persone con gravi disabilità, come per esempio persone tetraplegiche, di riuscire a esprimere l'intenzione motoria. Si interrompe a causa di lesioni al sistema nervoso centrale la possibilità di muoversi, per esempio di muovere gli arti inferiori o superiori, di camminare. Attraverso la lettura di questi segnali e l'interpretazione dell'intenzione motoria nel sistema nervoso centrale, si elaborano questi segnali e si riescono a comandare dei dispositivi esterni come i robot. E quindi la bioingegneria è in un certo senso, noi si dice un probe, no? Una interfaccia, un elettrodo che viene impiantato nel sistema nervoso centrale e legge i segnali che noi crediamo più importanti, quelli per esempio segnali neurali o l'emissione dei segnali dal sistema nervoso centrale, permettono quello che si chiama il decoding di questi segnali, quindi l'interpretazione, la comprensione di quello che diciamo, viene elaborato dai neuroni all'interno del nostro cervello. E questo non è altro che, in un certo senso, interferire con la vita, perché effettivamente inserire dei dispositivi che vadano a leggere i segnali neurali nel sistema nervoso centrale, quindi nel cuore pulsante del nostro sistema di controllo, è certamente interferire e andare a leggere i segnali primari. È anche quando si parla di un impianto, di un'interfaccia neurale, introdurre un sistema artificiale all'interno del nostro sistema naturale. E quindi il confine fra artificiale e naturale in qualche modo viene meno perché il sistema complessivo ingloba il sistema artificiale e permette magari attraverso anche la stimolazione e l'introduzione di fattori biochimici o anche la stimolazione elettrica di interferire, modulare e cambiare il segnale nervoso. Per esempio, nei malati di Parkinson, qualcuno di voi avrà e saprà sicuramente che si effettuano impianti nel sistema nervoso centrale che permettono, come di dare una specie di ordine ai segnali generati nel sistema nervoso centrale che permettono ai malati di Parkinson di attenuare gli effetti sul controllo motorio e quindi regolarizzano in un certo senso il controllo motorio di malati di Parkinson. Questo è possibile perché la bioingegneria studia
la vita, nel senso che cerca di formulare matematicamente un'interpretazione, cerca di sviluppare sensori che leggono i segnali emessi, li interpreta, li stimola, li cambia e, come dire, rende possibile una modulazione, un cambiamento che migliora poi a tutti gli effetti la qualità della vita del paziente. Ecco, io do quindi questa interpretazione della distinzione fra naturale e artificiale. Oggi la bioingegneria permette di sviluppare dei sistemi che possono arrivare fino ad essere impiantabili, ma che consentono di migliorare la qualità della vita del paziente andando a interagire, modificare, interferire con il vivente, cioè all'interno del corpo umano. E le domande che noi ci poniamo è fin dove potrà arrivare tutto questo? Perché i sistemi artificiali, certamente, quando leggono i segnali neurali, è come in un certo senso ci spaventano perché arrivano, come dire, a interferire con il nostro aspetto che noi riteniamo proprio dell'umano, l'aspetto cognitivo, cioè la nostra capacità di pensare, di voler eseguire un movimento o di vedere, di percepire attraverso se si tratta di aree sensoriali o di agire, e fino ad arrivare a modulare potenzialmente le nostre emozioni o il nostro stato di essere, il nostro stato d'animo, quello che noi sentiamo, tutti gli aspetti cognitivi. Ecco perché ci fa paura, in un certo senso, l'intelligenza artificiale, perché va come dire, a emulare o a interferire con quello che noi riteniamo più umano di qualunque altra cosa. Quando parliamo di un organo come la mano o come un organo come può essere il fegato, no? Non ci spaventa tanto se parliamo di fegato artificiale. Pensiamo che comunque resti un ausilio, un sistema che supporta la nostra vita, ma se andiamo a interferire con gli aspetti cognitivi, ci spaventiamo perché è qualcosa che noi riteniamo l'essenza dell'umano, l'essenza di quella che noi pensiamo sia la nostra vita. Io penso che, e quindi questo io volevo stimolare un po' questo pensiero. In un certo senso, alcune di queste tecnologie sono nate e sono state sviluppate per aiutare, per esempio, aiutare le persone tetraplegiche a poter comandare un dispositivo esterno o aiutare una persona amputata a poter manipolare con la mano, sentire, percepire e riuscire a riavere le sensazioni tattili, a afferrare gli oggetti con la mano artificiale, oppure a una persona con paraplegia di riprendere a camminare. Tutto questo non si può fare in altro modo se non interferendo col nostro sistema di controllo, il sistema nervoso centrale, o andando a stimolare il sistema nervoso periferico e quindi i nostri circuiti di controllo. Però possono anche essere usati questi in senso negativo, nel senso di a modificare le emozioni, modificare le capacità cognitive, alterare le nostre capacità. Però ricordiamoci che tutto questo è già possibile con quelli che noi utilizziamo spesso, cioè con i farmaci. Alla fine i dispositivi biomedici sono un'altra faccia della tecnologia alla quale noi siamo meno abituati, ma anche con i farmaci possiamo alterare profondamente gli aspetti cognitivi di una persona. Allora, per concludere, non voglio essere, come dire, non voglio parlare troppo a lungo, ma è un argomento estremamente complesso di quello della vita artificiale. Io preferisco parlare di vita con sistemi artificiali, cioè sistemi artificiali che ci consentono di vivere o consentono alle persone di vivere meglio. E per me la bioingegneria e i sistemi artificiali sviluppati in questo senso sono un'espressione della nostra fratellanza e del nostro desiderio di sviluppare dei sistemi per aiutare gli altri. È un modo di vedere la tecnologia come un modo di essere vicini agli altri, di migliorare la qualità della vita delle altre persone e del prossimo. Però, come sempre, c'è un aspetto etico nell'interpretazione e nell'uso che si fa di queste tecnologie. Possono essere usate per esprimere il nostro amore per gli altri, per migliorare la vita degli altri, ma possono anche essere usati per, come dire, danneggiare gli altri o fare del male o appropriarsi, di ciò che è degli altri. A quel punto, però,
si ritorna sempre al punto di partenza, che fa parte dell'essere umano. Migliorare e spingere avanti le conoscenze e l'utilizzo tecnologico delle conoscenze, però è la nostra etica che ci guida a tirare dei confini verso ciò che effettivamente da un punto di vista bioetico è permesso o è possibile perché va nell'interesse della persona, oppure dal punto di vista bioetico non è permesso perché va contro l'interesse della persona. Per me la discriminante è questa. Grazie di questo intervento molto preciso, puntuale. Mi pare che abbia sottolineato proprio questo aspetto della tecnologia come sostegno e aiuto per migliorare la qualità della vita ed è proprio il criterio, l'interesse della persona che può determinare appunto l'utilizzo positivo o negativo di questo strumento, di questo mezzo che ci è dato a disposizione. Interessante anche la sottolineatura su questa dimensione di mistero della vita che rimane sempre qualcosa al di là della nostra almeno attuale o comunque profonda comprensione. Però la bioingegneria ha appunto l'obiettivo di sviluppare tecnologie per migliorare la vita e forse è proprio questo la grande questione, forse su cui potremmo poi riprendere il nostro dialogo. E cosa possiamo veramente intendere per interesse della persona e cosa, appunto, al di là degli aspetti più evidenti di aiuto e sostegno nei casi di cura, ma cosa vuol dire appunto interesse della persona e quali criteri darci per costruire un interesse che sia generalizzato, cioè che possa essere l'interesse di tutte le persone, non solo di qualcuno, magari a scapito degli altri. Grazie quindi molto per questo intervento, per questo primo stimolo. Ora passiamo la parola al signor Renzo Pegoraro, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita. Signor Pegoraro è un presbitero diocesano di Padova, ma è laureato in medicina e chirurgia. Ha conseguito poi la licenza in teologia morale all'Università Gregoriana di Roma e si è specializzato in bioetica all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Attualmente è docente di bioetica presso la Facoltà Teologica del Triveneto e è direttore scientifico della Fondazione Lanza. Membro del Comitato Etico per la Sperimentazione dell'Azienda Ospedaliera di Padova e presidente del Comitato Etico dell'Istituto Oncologico Veneto. È anche presidente dell'Associazione Europea dei Centri di Etica Medica. Dunque una grande esperienza nel campo appunto della riflessione morale e della teologia morale, ma anche nella riflessione appunto su queste frontiere. Fra le sue pubblicazioni ricordo almeno queste, Etica delle professioni sanitarie, pubblicato dalla PCI nel 2008, e Salute della popolazione, Big Data e sistemi integrati, una proposta etica del 2019. Allora, grazie veramente di cuore della sua presenza e accogliamo il suo intervento. Sì, grazie. Buonasera. Buonasera, ma permettetemi anzitutto di salutare la professoressa Carrozza. In qualche modo siamo collegati attraverso i mezzi artificiali, ma riusciamo a condividere una serata e la ringrazio per quanto ha già tracciato, evidenziando la problematica in questione. E grazie a tutti voi perché so che siete arrivati alla 15ª edizione della Cattedra del Confronto, quindi è una bella esperienza e vi auguro di continuare a portare buoni frutti attraverso queste serate e questi incontri. E questa appunto serata è dedicata a un tema molto interessante, affascinante, complesso, come è già stato delineato, dove spesso si tende a avere due estremi di posizione. Chi ha solo paura, si spaventa di fronte a queste tecnologie, a questo potere dell'uomo sulla vita, le conseguenze negative o devastanti
questo può comportare quindi una grave paura, intensa sensazione di timore verso quello che potrebbe succedere, quasi a pensare di fermarsi o di tornare indietro, quasi una nostalgia, che tante volte quando si parla di naturale sembra sempre di tornare al mulino bianco, insomma qualcosa di dolce, delicato, naturale, come si definisce. Dall'altra parte una specie di entusiasmo, di fiducia assoluta sulla scienza, sulla tecnica, pensando che si risolveranno tutti i problemi, che si troveranno risposte a tutte le questioni. Quindi questa esaltazione estremamente fiduciosa del positivo che verrà. Vediamo se questa sera riusciamo a trovare una posizione un po' più articolata, chiaramente complessa, ma anche più concreta, che possa vedere quali siano le sfide in atto, cioè quali sono le provocazioni, le interrogativi che si affacciano. Come riconoscere un positivo e riconoscere quindi le possibilità benefiche di un certo sviluppo tecnologico, scientifico-tecnologico, ma dall'altra parte anche quali possono essere i rischi, quali possono essere i pericoli, come valutarli e come gestirli, come applicare un principio che circola in molti campi della scienza, chiamato e anche dell'ambiente, il principio di precauzione, cioè come avanzare ma tenendo sempre sotto controllo l'avanzamento e definire bene i criteri, le modalità, le conseguenze di tutto ciò che si mette in campo a tal proposito. Quindi con questa prospettiva credo che anzitutto sia da ribadire la necessità di riprendere e sviluppare quell'approccio che già prima si ricordava interdisciplinare o transdisciplinare, cioè come scienziati, medici, ingegneri, ma anche filosofi, teologi, psicologi, chi si occupa di scienze sociali, sanno dialogare per capire le questioni. Anzitutto dico per decifrarle, cioè di che cosa stiamo parlando, quali sono le sfide in campo e come elaborare delle scelte, poi delle decisioni etiche, cioè morali, di fronte a tutto ciò. Come muoversi, ma già in partenza anche come e dove investire risorse, persone, strutture, in quale direzione investire, con quali criteri procedere nella sperimentazione, quando e come fermarsi quando ci fossero degli effetti collaterali pericolosi e dannosi. Cioè come essere tutti interpellati, ho detto scienziati, filosofi, teologi, ma un po' tutta l'opinione pubblica, a sapere, prima di tutto a conoscere e poi cercare di in qualche modo, perché qui lo so che è molto difficile anche da definire, partecipare a questi processi che toccano i nuclei vitali della nostra esistenza. Quindi quale dialogo, quale collaborazione, come trovare insieme la definizione della questione, ma anche i criteri etici per muoversi, fino ad arrivare anche delle forme normative. Cioè è possibile stabilire delle leggi, delle regole, che cosa è lecito, che cosa promuovere, che cosa limitare. E noi abbiamo tante esperienze su cui ci siamo dibattuti su tali questioni e come abbiamo cercato talvolta con fatica ad arrivare anche a una normativa. In Italia si è dibattuto, poi lo accennerò, tante volte sugli organismi geneticamente modificati,
il mais transgenico, animali transgenici, eccetera. Cosa sono, quali responsabilità, quali regole per gestire tutto il transgenico, chiamiamolo così, che tocca vegetali e animali. Oggi si torna o si comincia, ma in qualche modo si riprende a discutere sul cosiddetto cibo artificiale. Che cos'è il cibo artificiale? La carne vegetale, c'è anche il miele adesso artificiale, ci sono altre. Che cos'è? Che senso ha? Come affrontare questa materia con le implicazioni anche economiche, sociali, culturali, eccetera. E tanti altri casi, esempi che potremmo anche elaborare poi durante la serata, che ci interpellano da un punto di vista morale, giusto, sbagliato, accettabile, pericoloso, limitato, e come, ripeto, regolare anche da un punto di vista giuridico, politico, legislativo, la materia. Sullo sfondo di tutto quello che sto dicendo, vi è questo grande interrogativo: che cosa sia la vita? Che cosa intendiamo per vita? Quali sono le dimensioni della vita? E noi possiamo esprimere un significato, una dimensione più sul versante scientifico e biologico. Possiamo descrivere, ricostruire che cosa vuol dire vita in base alle leggi della biologia, della capacità di crescere, di riprodursi. E quindi, quando è che un essere, lo diciamo vivente, sia a livello vegetale che animale, è molto più poi nella complessità dell'essere umano vivo. Per cui c'è anche una vita a livello umano che non è solo biologia, ma è anche psiche, emozioni, sentimenti, tutto quello che noi chiamiamo come animo o anima umana. Ma c'è anche una vita spirituale. Noi non siamo solo corpo, non siamo solo psiche, ma siamo anche qualcosa di più. C'è una vita morale, c'è una vita sociale, economica, politica, cioè tutto questo è vita, pur nelle diverse, ben precise, distinte dimensioni, e ci interroghiamo come quindi interpretare questa realtà, come affrontarla, come riuscire, e qui uso una parola un po' forte, su cui poi possiamo discutere, ancora avere lo stupore nei confronti della vita. Cioè siamo capaci ancora di meravigliarci che ci sia vita, che gli esseri vivano, che ci troviamo di fronte a qualcosa di grande, ancora di splendido, di affascinante. Forse abbiamo tutti perso un po' ancora la capacità di meravigliarci. Anche se il film diceva che la vita è meravigliosa, poi qualcuno ha detto che la vita è bella, poi adesso non sappiamo più cosa dire, abbiamo finito gli aggettivi positivi. Ecco, che cosa ancora abbiamo conservato di stupore e meraviglia della vita? Che allora possiamo porci di fronte a tre parole chiavi di fronte alla vita, tenendo presente la vita umana come principio di riferimento, ma tutte le forme viventi che abitano questa terra. Cioè che la vita è sempre un dono, una responsabilità e un mistero. Dico dono perché la vita ci precede. Comunque l'abbiamo ricevuta, c'è prima di noi. Ed è qualcosa che ci è consegnata. Sarebbe interessante, anche qui vi lancio io qualche domanda, a pensare quando ci siamo resi conto di essere vivi. Avete
a 10 anni, 12 anni, il primo innamoramento, la prima delusione, la prima paura. Quando è che uno si è accorto che stava vivendo? Il bambino lo dà per scontato, vive e basta, non è che si interroghi. Quando è che uno ha preso coscienza di essere vivo? E come ha reagito a riguardo? Questo è un discorso molto personale, ma anche sociale. Quando diciamo la nostra società è viva, potremmo dire di sì, ma potremmo anche interrogarci come e perché. Quindi da una parte dono, dall'altra ho detto responsabilità, cioè la vita ci impegna. Cioè il fatto di avere comunque doverci confrontare, sia a livello scientifico, sia a livello sociale, sia a livello psichico, spirituale, sia a livello di responsabilità morale, la vita ci impegna, ci chiede di prendere posizione, di decidere cosa vogliamo fare, come vogliamo rispettarla, tutelarla, promuoverla o distruggerla o comprometterla, minacciarla. Cioè la vita ci impegna, ci chiede di prendere posizione e di decidere da farsi. Quindi è un dono, è una responsabilità, ma direi che è sempre anche un mistero, perché ci supera. Cioè la vita va anche oltre i nostri calcoli, le nostre valutazioni, le nostre fatiche o insuccessi, i nostri poteri, i nostri fallimenti. Cioè la vita è sempre anche qualcosa che va oltre. Non riusciamo mai a dominarla, a controllarla, a definirla come noi vorremmo. Quindi ci precede, ci impegna e ci manda oltre, perché rimane mistero, ci supera. Allora, alla luce di tutto questo, come muoversi tra dono, impegno o responsabilità? E riconoscimento di un mistero che non si esaurisce nelle pretese che abbiamo di spiegazione o manipolazione. Perché di fatto questo impegno, che ho detto nasce da un certo stupore, però, e quindi dovremmo recuperare questa dimensione, ci chiede anche di interpellarci, di interrogarci su qual è l'approccio che guida questo nostro impegno. Perché la vita oggi, anche quella personale, biologica, tanto più quella psichica o quella interiore o quella morale, la vita si tende sempre a misurarla, a quantificarla, a pesarla, cioè a descriverla nelle sue caratteristiche fisico-chimiche, sociali, psicosociali. Cioè va in qualche modo misurata e in base a quello anche definita nella sua qualità. Se è di buona qualità, se è di cattiva qualità, se tante volte usiamo l'espressione qualità di vita. Buona qualità di vita. E cosa si intende per qualità di vita? E c'è una soglia sotto la quale non abbia più una qualità che meriti di essere tutelata o amata o valorizzata? Cioè, con quali criteri si pongono i giudizi di qualità? Esiste una vita di scarsa o bassa qualità, perde allora dignità e criterio di rispetto. Ma la vita oggi è anche
intesa non solo come qualcosa che si misura, che si definisce, che si valuta in termini di qualità, ma anche che si usa e si consuma. Per cui la vita, qualche volta noi diciamo che sembra che venga sprecata, oppure venga messa a rischio per i soldi, per il potere, per il successo, per l'affermazione. Cioè la vita che viene consumata a seconda dei criteri, delle attese, delle illusioni della società di oggi, cioè come bene di consumo. Anche la vita si consuma sul tavolo del mercato o della società o della rincorsa di qualcosa che dovrebbe dare qualità alla vita. Ecco che allora questo capire se il nostro approccio, anziché cadere in queste logiche, sa recuperare quel dono e quell'impegno, e che allora cerca di capire come intervenire sulla vita umana. L'uomo di fatto è sempre intervenuto, perché è passato dall'età del bronzo all'età del ferro, ha costruito le città, ha modificato le abitudini. Noi usiamo l'energia elettrica, se no non potremmo illuminare la sera, e forse noi oggi non riusciamo più a vivere senza energia elettrica. Sì, i nostri nonni, ancora con la lampada a petrolio o poco più, ma noi diamo per scontato che se tu premi il pulsante la luce si accenda. È naturale o artificiale? Cioè noi oggi diciamo, beh, è naturale che si accenda, sì. Non è proprio naturale che schiacciando un pulsante si accenda la luce. Però ormai tante cose sono diventate comuni, talvolta le abbiamo fatte diventare indispensabili. Per tanti giovani è naturale avere lo smartphone, cioè vanno in crisi di astinenza senza smartphone. Cioè noi siamo frutto di natura e cultura. E nei secoli abbiamo avuto un percorso che ha incrociato natura e cultura. Il nostro modo di vivere non è quello dei nostri nonni contadini o forse da voi nei Masi o nelle Alpi, ha un certo tipo di ritmo di vita. È un altro ritmo di vita. È naturale, è artificiale. Chiaro che è frutto culturale, cioè se si vive in città, si fa un certo tipo di lavoro, si mangiano certe cose, si fa il bagno o la doccia ogni giorno, una volta a settimana, una volta al mese, e cioè sono cambiate certe cose, sì. Come decliniamo questo incrocio fra naturale e culturale? E anche qui c'è chi rivendica una nostalgia del passato che è comprensibile per certi aspetti, però il biologico, cibo biologico, vino biologico, chi ne ha più ne metta, eccetera. Ma non è che il vino dei nostri nonni 100 anni fa fosse, cioè, era molto peggio di quello che beviamo noi adesso, da come veniva lavorato e conservato in cantine, che non erano molto, molto efficienti, era più aceto che vino, insomma. E tanto per dire, cosa vuol dire una vita più naturale? È comprensibile se vogliamo dire che abbia dei ritmi più rispettosi della persona? Sì. Che abbassiamo lo stress? Quello si spera di sì. Che recuperiamo anche un'alimentazione più equilibrata, più sobria, più rispettosa della nostra fisiologia e metabolismo. Certo, ma non è che torneremo indietro. Noi dobbiamo andare avanti.
problema è definire in quale direzione, come cambiare certi stili di vita, come essere meno consumisti o divoratori dell'ambiente o meno inquinanti dell'ambiente. Quindi come incrociare naturale e culturale. Quanto l'uomo ha sempre modificato sia piante, perché tra incroci, innesti, ha sempre fatto incroci, sia a livello animale, che ha selezionato razze, che ha qualificato sempre di più vacche da latte o vacche da carne, eccetera, eccetera. Però ecco, che cosa è nuovo oggi che ci interroga, che ci pone delle questioni? Che oggi possiamo incidere sulla vita animale, vegetale, ma anche su quella umana in maniera molto più profonda, andando a toccare il DNA, come prima si diceva, cioè si va a toccare il codice genetico e con l'ingegneria genetica ottieni delle caratteristiche che in passato non avresti mai potuto ottenere, pur incrociando, combinando, eccetera. E soprattutto lo ottieni in tempi molto rapidi. In passato, per ottenere certe specie animali o specie vegetali, oppure anche l'uomo per adattarsi a un certo clima o a certe condizioni, ci impiegava generazioni. Era un processo molto più lento e molto più integrato di adattamento. Noi oggi possiamo modificare in maniera più radicale e in maniera molto più veloce. Altra caratteristica: noi possiamo alterare effettivamente la biodiversità, cioè l'equilibrio dell'ambiente. Se noi introduciamo specie animali o vegetali che non ci sono mai state in questo territorio e che si moltiplicano in un certo modo, salta un po' l'equilibrio dell'ambiente, ma anche le condizioni umane di adattamento in questo contesto. Terzo, che impatto ha tutto questo nella salute della persona? E quarto, che impatto ha anche sulla cultura, sulle abitudini, sul modo di alimentarsi di una popolazione. È importante avere cibo, e allora forse va bene anche quello sintetico, basta che abbia tanto di proteine, di zuccheri e di grasso, eccetera, o l'alimentazione umana è anche una cucina, è anche tradizione, è anche gusto. Cioè tutto questo è importante o secondario? Ecco che allora noi dobbiamo assumerci queste responsabilità e capire come intervenire, però tenendo conto di tutto lo scenario che ci interpella. E termino dicendo che per quanto riguarda l'essere umano, sicuramente è importante, già prima la carrozza lo ricordava, tutto quello che si può fare per curare, per riportare a certe funzioni. E quando ci sono danni, ci sono lesioni, ci sono paralisi, quanto possiamo risolvere certe condizioni patologiche. Oggi si possono impiantare, si diceva, dei dispositivi nel cervello per curare il Parkinson. Già si fa, è un po' come il pacemaker per il cuore. Si sta studiando come fare una prolunga della memoria per i malati di Alzheimer. Ma la memoria è una facoltà molto complessa dell'essere umano. Non è come la memoria del computer che archivia dati. La nostra memoria elabora, interpreta, seleziona, mette da parte, e quindi è molto complesso come curare l'Alzheimer, come integrare con la memoria artificiale la memoria naturale. Ci sono interventi per prolungare certe condizioni, come prolungare la vita umana. Pensate a cosa può fare la sala di rianimazione, cosa può fare la medicina dei trapianti, cosa può fare tutta una medicina, ma anche le condizioni però di vita, di ambiente, che allungano la vita.
oppure permettono di raggiungere prestazioni comunque più avanzate di intelligenza, di capacità fisica, di, vedi l'attività sportiva, eccetera. Ma cosa vuol dire invece intervenire su soggetti sani per potenziare? Quindi non per curare, non per allungare la vita cercando di rallentare malattie o debellare certe patologie, ma come incidere per acquisire certe capacità che non sono naturali, ma vuoi avere esseri umani molto più forti o più alti o più veloci o più potenti o resistenti a certe sostanze, cioè tutto quello che significa potenziamento, che poi va a finire che diventano anche elementi di discriminazione e di favorire disuguaglianze e ingiustizie. Ecco, credo che siano tutte sfide che abbiamo davanti. Come dicevo, questo dialogo fra scienziati, umanisti, chi si occupa di etica, è estremamente prezioso e necessario, perché insieme si riesce a capire dove stiano le domande e trovare insieme delle risposte. Con quell'atteggiamento, ho detto, prudente, che cerca di valutare, di discernere, che cerca anche di definire alcuni criteri, di fare anche delle scelte e di ispirare delle regole che permettano di gestire questo potenziale che la scienza e la tecnica hanno per il bene dell'uomo, ma anche del creato, e non per aumentare ingiustizie, sofferenze e disagi. Grazie. Ringraziamo il signor Pegoraro per anche il suo intervento, che ha appunto allargato anche l'orizzonte rispetto, diciamo, alle questioni di senso e alle questioni soprattutto di interpretazione, di dove andare, di come fare rispetto alle grandi sfide che queste questioni ci pongono. E quelle tre parole chiavi, dono, responsabilità e mistero rispetto alla vita, una vita che sempre ci precede, ci impegna e ci supera, e che va accolta secondo appunto quel principio di precauzione che costituisce l'avanzare con discernimento e con attenzione, ma tutto questo attraverso quello, quell'impegno di dialogo tra le scienze, il dialogo inter e transdisciplinare, che forse è la questione più cruciale nel nostro tempo, davanti appunto alle sfide che abbiamo. Grazie, grazie allora a tutti, e vi do appuntamento alla prossima settimana con l'ultima cattedra, società artificiale. Toccheremo qualche tema che appunto anche questa sera è emerso in parte, con Irene Graziosi e Franco Bernabè. Grazie a tutti, buonanotte e arrivederci alla prossima settimana. Un grazie di cuore alla professoressa Carrozza e al professor Pegoraro, e buonanotte a tutti. Grazie.